Eccoci qui ragazzi in un nuovo video. Allora, dopo qualche giorno di febbre sono tornato, ancora un po' influenzato, ma non è questo il momento di assentarsi. Infatti stiamo iniziando a vedere un po' di volatilità su Bitcoin, sui mercati, ma in realtà questo è solo l'inizio. Infatti nei prossimi 3, 4, 5 giorni inizierà la vera volatilità. Infatti il 10 di gennaio in teoria la SEC deciderà l'approvazione o meno dell'ETF di Bitcoin. Quindi in questo video dirò quello che mi aspetto nei prossimi giorni e come ho intenzione di comportarmi, qual è la mia strategia. Quindi ragazzi, come al solito, se siete nuovi su questo canale e vi piacciono queste tipologie di contenuti, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Allora, partiamo subito con il parlare delle aspettative dell'approvazione dell'ETF. Non ci sono dei numeri alla mano, perché non stiamo parlando per esempio dell'analisi del CME Group sull'innalzamento potenziale dei tassi, ma stiamo parlando di speculazione. Però andando a leggere quelle che sono le notizie, andando a studiare la situazione, ecco, le probabilità maggiori vertono su un'approvazione dell'ETF, ed in realtà è anche quello che mi aspetto, quindi un'approvazione, un esito positivo. Ovviamente, anche se non me lo aspetto, non è da escludere che l'ETF non possa essere rifiutato, quindi anche questo è un qualcosa da tenere in considerazione. Se così dovesse essere, a quel punto una correzione anche abbastanza severa è certa su Bitcoin. Però focalizziamoci su quelle che sono le aspettative, quindi in caso di notizia positiva, in caso di approvazione dell'ETF, ecco, personalmente sarei ancora più bullish su Bitcoin, specialmente nel medio e lungo termine. Questo perché? Perché la più grande istituzione finanziaria al mondo, che è BlackRock, inizierebbe ad iniettare liquidità su Bitcoin e andrebbe anche ad espandere l'interesse, oltre che sugli investitori retail, anche su quelli istituzionali. E quindi ancora una volta, ma chi mi segue già lo sa, questa è una notizia, se dovesse essere positiva, che nel medio e lungo termine mi rende ancora più bullish. In realtà penso anche che nel momento stesso in cui dovesse uscire fuori una notizia positiva, quindi nel brevissimo termine, potremmo, anzi vedremmo un pump di Bitcoin, tant'è che sono anche posizionato long in questo momento, ma tra un attimo ci arriviamo. Ma a differenza di molti che pensano che saliremo e basta, ecco, io non ne sono necessariamente così convinto. Anzi, non mi stupirei di vedere un pump del prezzo di Bitcoin per poi vedere una sell the news nei giorni successivi e vedere quindi un ritracciamento, vedere quindi manipolazione, vedere volatilità per qualche giorno, per qualche settimana. E quindi il range di prezzo a cui sto prestando particolare attenzione nei prossimi giorni vanno dai 48-50 mila dollari fino ai 36-37 mila dollari in caso di manipolazione, in caso di correzioni violente. Ovviamente in questo caso sottolineo che potrei anche sbagliarmi, stiamo speculando su quelle che sono probabili notizie, nessuno sa effettivamente quello che succederà, però ripeto ancora una volta, in casi come questi solitamente si vedono manipolazioni, si vedono sell the news, quindi molti investitori e speculatori che decidono di incassare profitti, creare volatilità per eventualmente rientrare. E inoltre, come se non bastasse, negli ultimi giorni ho visto un sacco di notizie da parte di istituzionali che di punto in bianco sono diventati turbo bullish su Bitcoin, quindi anche questo è un po' un campanello d'allarme che mi fa essere sicuramente positivo per il lungo termine, mi fa essere positivo anche il momento stesso in cui la notizia fosse confermata. Dall'altro lato non escluderei assolutamente, anzi me lo aspetto, manipolazione verso il basso. Ovviamente in questo caso, per quella che la mia strategia, sarebbe solamente un'occasione per accumulare. Quindi l'evento del 10 gennaio, la potenziale approvazione dell'ETF, è uno dei motivi per cui nell'ultimo periodo mi ha fatto fare diversi video nei quali ho mostrato di aver incassato profitti soprattutto su molte delle altcoin che possedevo. Ovviamente chi mi segue sa molto bene che sono tuttora esposto soprattutto nelle AI, soprattutto nell'intelligenza artificiale, ma dato che ho intenzione di accumulare ulteriormente, ho liquidato una parte dei profitti nelle settimane precedenti in vista di questo evento. Ma allora, per entrare un po' più nel concreto, come ho intenzione di gestire le mie posizioni nelle alt e su Bitcoin? Allora, per quanto riguarda le alt, non ho intenzione di toccare nulla, ho già liquidato ciò che dovevo liquidare nelle settimane precedenti innalzando la mia quantità di stable. Tra un attimo andrò anche a dire quali sono le prime altcoin che andrò ad accumulare nel caso in cui dovessi a vedere una correzione nei prossimi giorni e le prossime settimane. Per quanto riguarda invece Bitcoin, in questo momento sono posizionato long, chi mi segue su Telegram lo sa bene, infatti quando abbiamo visto la correzione qualche giorno fa mi sono posizionato avvisando sul gruppo che mi ero appena posizionato long con un entry price di 40.007, chiuso la metà della posizione intorno ai 42.2 e in questo momento l'altra metà è ancora aperta con un target di 48.000 dollari. Trade aperto con Bybit, di cui trovate il link sotto in descrizione, trovate anche il link del video
tutorial completo che ho fatto personalmente e tutti i relativi bonus. Ora specifico anche subito che non penso assolutamente che questo sia un buon momento per posizionarsi long su Bitcoin, nonostante in caso di notizia positiva il prezzo potrebbe effettivamente continuare a salire in maniera molto aggressiva, ma appunto specifico che sì, sono long, ma mi sono posizionato con un ottimo entry price di 40.007 e quindi la posizione la mantengo aperta perché questo è un trade in cassaforte con uno stop loss a pareggio e con un take profit a 48.000, quindi in qualsiasi caso questo è un trade già vinto. Ripeto, ovviamente questi non sono consigli finanziari, ma personalmente non entrerei tra i 44 e 45.000 long su Bitcoin in questo momento, proprio perché già a partire da oggi, come stiamo vedendo, ma anche e soprattutto nei prossimi giorni, la price action sarà molto dettata dall'emotività e sarà sicuramente molto volatile. Detto ciò, qualsiasi cosa succederà nei prossimi giorni, una cosa è certa, che la Bitcoin dominance negli ultimi giorni è salita. Se dovesse esserci l'approvazione dell'ETF, mi aspetto che soprattutto nel breve salirà ancora di più, quindi la concentrazione della liquidità andrà ancora di più su Bitcoin. Questo potrebbe far sanguinare, potrebbe far scendere ancora di più il mercato delle altcoin. In realtà non tutte, possiamo vedere che ci sono delle altcoin come Injective che non ne vogliono sapere niente e continuano a rimanere stabili e a salire, ma sto parlando della maggior parte delle altcoin. Ma per quella che è la mia strategia, questo sarebbe un qualcosa di positivo, perché se il mercato totale delle alt dovesse continuare a scendere nei prossimi giorni, a quel punto molto probabilmente ricomincerò ad accumulare altcoin, proprio perché potremmo vedere una continuazione della discesa. Parto anche subito dicendo che le principali tre altcoin che andrò ad accumulare nel caso in cui dovessimo vedere una correzione saranno Injective, sarà OLAS, quindi in questo caso parliamo di AI, e sarà TAO BitTensor. Quindi queste sono le tre principali alt che andrò ad accumulare, che non significa che ho venduto le altre di cui ho parlato, da FTAI a Vulcan, Forget, eccetera eccetera, significa semplicemente che queste tre sono le prime che andrò ad accumulare perché sono le tre su cui sono più bullish nel prossimo periodo. Ripeto, farò dei video un po' più specifici e farò ovviamente sapere nel momento in cui questo avverrà sul mio gruppo Telegram. Arrivati a questo punto, ragazzi, quindi questo è il piano del brevissimo termine, quindi i prossimi 2-3 giorni staremo a vedere quello che succederà e ovviamente farò degli aggiornamenti. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete liquidato una parte dei profitti fatti nell'ultimo periodo, fatemi sapere che cosa vi aspettate nei prossimi giorni e se siete bullish su Bitcoin anche voi nel medio e lungo termine, nel momento in cui questa notizia fosse positiva. Io come al solito, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Direi che anche per oggi è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video.